Siamo a Belvedere Langhe, a 700 metri d'altezza, e in questo luogo dal 1982 c'è un centro buddista, Tekchok Sammi Mencholin Ilin Sound. Questo luogo è benedetto dai lama tibetani, da Geshe-Champa Lodro, lama Ganchia Rinpoche e infine lama Mishe Rinpoche, che seguirono questo centro da 40 anni ormai. È il luogo in cui si sono successe tantissime attività di dharma, di insegnamento, di cerimonie religiose, maestri che hanno comunque fatto la loro sosta in questo luogo, donando la loro saggezza, la loro presenza, le loro benedizioni. Molte persone hanno avuto beneficio da questo luogo e hanno preso diverse strade spirituali, non solo quelle buddiste, e quindi l'apertura a quello che è il linguaggio più aperto e più spontaneo che del contenuto dell'insegnamento del Buddha sono sempre state trasmesse in modo dal cuore dei maestri. E io, Maria Rosa Bersanetti, ho avuto sempre un po' la mia missione di curare questo luogo, fare in modo che sia più accogliente, più bello. Ultimamente sono stati fatti anche dei lavori di ristrutturazione grazie a un contributo dell'Unione Buddista Italiana. Abbiamo completamente rinnovato il Gompa, la sala di meditazione, abbiamo ridipinto le statue e acquistato anche delle icone sacre che rappresentano il Buddha in vari aspetti della mente e dell'illuminazione. Quindi è più bello venire qui, fare meditazione, avere anche più ispirazione ancora. Giugno prossimo, nel 26 giugno 2022, inaugureremo la nuova biblioteca Cultura per la Pace, che servirà proprio giusto per avere tanti testi a disposizione, avere possibilità di consultazione, di analisi, di rendere vivo questo testo con il Sangha, con i maestri, e avere questa risorsa a disposizione di tutte le persone che lo gradiranno e vorranno venire qui al centro. Il centro buddista ha degli spazi, non soltanto il tempio, il Gompa, dove si fanno le cerimonie religiose, dove si studia. C'è anche due grossi saloni dove poter fare attività culturali di vario tipo. In passato si sono svolti anche molti concerti, meeting, conferenze, incontri anche culturali in questi spazi, il Salone dei Diamanti, il Salone Concordia. Sono due sale molto grandi in cui possiamo ospitare anche gruppi che vogliono fare ricerca spirituale e anche avere un'esperienza di contatto con il centro. È possibile essere ospitati nel centro anche per lunghi periodi, per studi, per ricerche interiori, di anche soltanto provare a avere più conoscenza sulla meditazione, provare a meditare insieme al Sangha. Lama Ganchen Rinpoche è il lama che è riferimento di questo centro e che ha fondato il Sentiero Nalso, adattandolo alla mentalità e alla possibilità di pratica per gli occidentali. È un insegnamento molto profondo e antico che viene direttamente da Buddha Sakyamuni. Ognuno di voi può venire al centro, partecipare alle attività. Il centro ha il suo calendario settimanale legato alla meditazione e ai ritiri, agli incontri. Solitamente infrasettimanale, un incontro e due incontri di fine settimana. E tutti possono partecipare avvisando della propria presenza e chiedendo il programma o con la mailing list, iscrivendosi sul sito Belvedere Langhe Buddha Meditation Center
oppure scrivendo anche al centro, avendo così il bollettino mensile con tutte le attività e rimanere al corrente di quello che accade e venire quando loro possono essere disponibili per la pratica. Un abbraccio forte, Maria Rosa Bersanetti, Teccio Samli Menciolini Linsound da Samli in Gelma. Ciao!